Robertino, guarda chi c'è. Vieni avanti, Frank. Salve, Robertino. Questo è Gaetano. Sei contento che c'è Frank? E questo Gaetano non è americano? No, è di Napoli. Ah, è emigrante. No, io lavoro a Napoli, ce l'avevo. Ci lavoravo normalmente, solo che sono partito per viaggiare, per conoscere. Poi ho incontrato Frank e sto qua. Adesso vado a prendervi una bella tazza di tè caldo. Ah, Frank, ti dispiacerebbe aiutarmi? No, andiamo. No, Robertino, tu resta qui. Stai con Gaetano. Frankie? Come? Non tu sembra che stai con Frankie. No, scusa, Roberti, non ho capito che. È molto tempo che stai con Frankie. Ha detto, è molto che stai con Frankie. Ah, no, io capivo, è morto quello che stava con Frankie. Cioè, parlava un po' che. Ecco qua il vostro a te. Frankie, guarda Frankie, tutto negativo. Ah, brava signora Ida, sono proprio contento. Mi avevano trovato un po' di zucchero nel sangue, cosa vuoi, quando sei vecchierella? Vabbè, vecchierella. Mica sono giovane, sai. Ma sono contenta, perché i giovani oggi non sono mai contenti. Vogliono tutto e lo vogliono in fretta. Ma chi è il padre della fretta? Chi genera la fretta? Il demonio. Sì, il demonio. La rovina dei giovani è cominciata con... Con i cappelloni. I cappelloni. La minigonna. Il grammofono. No, il grammofono no. Cioè, no, un poco pure il grammofono. Sì, ma con tutte queste cose. E si è arrivati che si fa l'amore in mezzo alla strada. Ma fai l'amore non è una cosa brutta. Il problema è che non si fa con una giusta moderazione. Anche io, anche Gaetano, facciamo l'amore. Solo con misura. Sappiamo ciò, cioè che c'è un limite. Sì, ma dandosi un limite, sì. Ma questi giovani sono in grado di darsi questo limite? Beh, io penso di sì. Io non ci credo. Ma io ho fiducia nei giovani, signora Ida. Senti. Ma com'è che si capisce questo limite? Cioè, il limite della... Cioè, ecco, prima di tutto si parte dalla resistenza umana, no? Cioè, prima di tutto, mai più di 5. Cioè, mai più di 5 quando uno fa quelle cose, l'amore, no? Cioè, mai più di 5. Che, cioè, tu sei diplomato? Sì. Mai più di 4. Cioè, mai più di 4, ecco, però bisogna misurare l'intensità. Cioè, amico, uno ne fa 4 così, che però con l'intensità che possono essere pure 5. No, se sono 4, devi misurare che, per esempio, in una volta non ne devi fare 2. È giusto, no? Sì. Per esempio, capita che uno fa una volta, sai, e ci mette proprio tutta l'intensità, quella cosa che in una ne escono 2. Allora, che succede? Se quella volta in uno ne hai fatte 2, te la sei bruciata, no? Cioè l'hai persa, e allora in quel caso mai più di 3. Perché, cioè, è un po' complicato come cose, è un po'. Però dipende da quello che lo fa. Cioè, quello che lo fa, se c'ha proprio i sentimenti buoni, che vuole darsi questo limite, no? Allora se ne accorge se in una ne ha fatte 2. Chiaramente perché se ne accorge proprio da come l'ha fatta, no? È chiaro? Sì. Bravo, Robè. Robè. Robè, sentami, Robè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa, Robè. Tu devi uscire, ti devi salvare, Robè. Chi se ti hanno chiuso in questo museo, qua? Sentami, Robè, sentami, tu devi uscire da qua dentro. Tu te ne fui a... Fammi a strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che rubo tu... Mamma mia, ti mando un manicomio a te. Ti fai un rindo un manicomio, Robè. Tu esci e fai... Mamma mia, dice che io ho il complesso nella testa. E
Posso dire? Quali completi? Tu tieni l'orchestra intera, capo, Robè, tu fai qualcosa? Mammina! Aspetta, oh, guarda mammì! Io faccio per te, a me come non porti, vai un manicomio, non vai, ma passa manco per la Mammina! Oh, Robè! Mammina! Robè! Mammina! Ma fa un culo tuo, mammì! Gadano! Gadano! Oh, ma che senti una miseria comunque a figa sta maniera, volesse sapere? Ma che buco? Niente, sto chiamando. Cioè, se vieni a mano, non c'è a chi sturmi? Dai, che sei gente malata, sta una cosa tua. Dai, c'è un dolce smusso così.